Giunti a questo punto, dovremmo ormai aver capito l'importanza delle libertà individuali e anche che le libertà sociali non sono separabili dalle libertà economiche. Cioè non può esistere libertà dell'individuo, se all'individuo non è concessa la libertà economica, che consiste nel poter fare tutto ciò che vuole dei suoi beni di proprietà senza naturalmente arrecare danno o aggressione agli altri e alle proprietà personali degli altri, cioè nel rispetto pieno del principio di non aggressione. Questo è ben sintetizzato dal titolo del libro di Birindelli, Legge e Mercato. Una società anarchica libertaria si fonda proprio sul libero scambio e sul libero mercato. Come possiamo leggere su Wikipedia, alla pagina dedicata a Hoppe, la teoria anarco-capitalista è basata sull'instaurazione di un ordine sociale a carattere non coercitivo, un regime di anarchia basato sul rispetto della proprietà privata. La secessione di città o regioni da stati più grandi dovrebbe essere incoraggiata perché porterebbe all'abolizione dello Stato e alla nascita di una società basata solo su transazioni volontarie. In questa società anarco-capitalista non ci sarebbero tasse, ma solo contratti liberamente sottoscritti in regime di libero mercato. Il collante di tale società non sarebbe la coercizione statale, ma la consapevolezza di ciascuno dei vantaggi che si possono ottenere dalla collaborazione con il prossimo e gli svantaggi di comportamenti antisociali che allontanano dalla possibilità di collaborazione e rendono l'individuo indifeso. Le funzioni base di uno Stato, in una società senza Stato, verrebbero spontaneamente assunte da agenzie assicurative private in competizione tra loro. Nella pagina sull'anarcocapitalismo, intanto leggiamo il nome di Murray Rothbard. Economista, filosofo, politico, giornalista, storico e teorico giusnaturalista statunitense, quindi un personaggio di grandissimo spessore intellettuale. Questo per dire che l'anarcocapitalismo non è una teoria leggera, superficiale, inventata da qualche personaggio poco credibile. È invece sostenuta da grandi pensatori contemporanei e si rifà a un'antica tradizione di pensiero filosofico ed economico che è il liberalismo classico, che può essere fatto risalire addirittura a Locke nel 600. Comunque, tornando all'anarcocapitalismo, questa teoria politica propone l'instaurazione di una società priva di tasse, dove ogni servizio viene offerto dai privati tramite spesa volontaria e nella quale è eliminato ogni ricorso alla coercizione attraverso il superamento dello Stato, ritenuto intrinsecamente autoritario e anche violento, dal momento che possiede il monopolio legale dell'uso della forza e della violenza. Il libertario è coerente, infatti la teoria libertaria si caratterizza per la sua coerenza intrinseca, quindi è un liberale coerente, rigoroso, nemico della coercizione, si affida alla concorrenza per scongiurare l'instaurarsi di una società che operi violenza nei confronti dell'individuo e della sua proprietà. I libertari ritengono che la libertà individuale rappresenti il bene politico supremo e l'unica soluzione per assicurarne un'adeguata protezione è nella scelta di affidarla ad enti in competizione tra loro. Per difendere l'individuo da ogni aggressione, lo strumento è la libertà di mercato. Nella teoria libertaria, le tradizionali istituzioni pubbliche lasciano il posto a ordinamenti legali scelti dalle persone nel quadro di un mercato competitivo. Quindi i servizi della difesa, della giustizia, dell'ordine pubblico vengono trasformati nel prodotto di aziende private, impegnate a contendersi i clienti attraverso il soddisfacimento delle loro esigenze. Questo porterebbe all'eliminazione dell'imposizione fiscale da parte dello Stato e la tassazione per un libertario è un'azione illegittima che aggredisce l'individuo nel suo diritto a disporre dei beni di sua proprietà, in questo caso in particolare il denaro. Inoltre, la regolamentazione è un'aggressione o una minaccia. L'imposizione fiscale è un furto. Così ogni entità statuale, è sostanzialmente illegittima. Una versione meno radicale rispetto al libertarismo è il liberismo classico, dove lo Stato viene mantenuto con funzioni minime, cioè tutelare la vita, la libertà e la proprietà degli individui,
E per evitare che lo Stato si ingigantisca e allarghi le sue funzioni e i suoi compiti, è necessario definire alcune regole che limitino il potere dei governanti. Secondo i libertari, però, sono falliti i tentativi del costituzionalismo liberale di garantire i diritti individuali in un ordinamento statuale. Le classi politiche, infatti, avendo a disposizione il monopolio legale della violenza, immancabilmente ne abusano. Abusano di questo potere e non si limitano, ad esercitare soltanto una funzione di tutela. Quindi questa è la critica dei libertari ai liberali classici, cioè che lo Stato tende naturalmente, cioè in modo spontaneo, irreversibile, ad ingrandirsi e a trasformarsi da uno Stato minimo, con funzioni ridotte, verso uno Stato massimo, che con il suo positivismo giuridico compie ingerenze continue nella vita privata delle persone, nella vita sociale e nell'economia. A questo punto torniamo all'elenco dei libri per segnalare il grande libro di Rothbard, Per una nuova libertà, anche questo edito dalla Liberi Libri di Macerata. Il libro porta il sottotitolo Il Manifesto Libertario. Possiamo leggere la recensione sul sito di Liberi Libri. È un libro del 1973, pietra miliare della rinascita del pensiero anarco-individualista. In questo manifesto libertario, Rothbard disegna un progetto di società in cui i cittadini si governano da se stessi e non sono preda di oligarchie politiche, burocratiche, poliziesche e giudiziarie. Oligarchie che si fanno chiamare Stato. Cos'è lo Stato se non criminalità organizzata, scrive Rothbard? E la tassazione se non un furto su scala gigantesca e incontrollata? Cos'è la guerra se non omicidio di massa, che una polizia privata non potrebbe mai commettere? E la coercizione, anzi la coscrizione, se non schiavitù di massa, cioè il servizio militare obbligatorio, che infatti è assimilato a un sequestro di persona da parte dell'autorità statale. Una polizia privata non riuscirebbe a farla franca se mettesse in atto anche solo una piccola parte dei misfatti perpetrati abitualmente e impunemente dagli stati. Come mai i governi possono compiere quelle mostruosità che abitualmente commettono? Ricordiamo i documentari di Massimo Mazzucco. Per esempio, se è vero, come io credo, che ci sia stata una complicità attiva da parte del governo, dei vertici degli Stati Uniti negli attentati dell'11 settembre 2001, ecco qua un esempio di mostruosità criminale che i governi, in questo caso il governo statunitense, ha compiuto ai danni delle persone, degli individui, della popolazione. Quindi come fanno i governi a compiere queste mostruosità? Senza una condanna fortissima da parte dell'opinione pubblica, e questo avviene grazie al senso di legittimità conferita loro, ai governi, dai cittadini inebetiti. Il cittadino medio è stato condizionato a tal punto da accettare l'idea che lo Stato è il suo sovrano legittimo e che sarebbe cattiveria o pazzia rifiutarsi di obbedire ai suoi dettami. Queste sono alcune delle cose che scrive Rothbard in questo libro, Per una nuova libertà, Il Manifesto Libertario. Ma vediamo anche la recensione di questo libro offerta dalla Libreria del Ponte di Bologna, la libreria di Guglielmo Piombini. Intanto vediamo che Rothbard di libri ne ha scritti veramente tanti. Possiamo scorrerli e così arriviamo a Per una nuova libertà, il libro di cui stiamo parlando. Da segnalare anche L'etica della libertà di Rothbard, che ha un taglio un po' più filosofico, mentre invece Per una nuova libertà ha un taglio un po' più politico. Vediamo quindi la recensione di questo libro ad opera di Carlo Zucchi, altro esponente libertario. Questo libro è diviso in tre parti e in particolare nella seconda parte Rothbard analizza problemi attuali e propone soluzioni libertarie. Parla del sistema fiscale, la libertà di parola, la pornografia, il gioco d'azzardo, la libertà nell'uso di droghe e anche la libertà di portare armi, naturalmente soltanto per legittima difesa. E poi l'istruzione, l'interventismo governativo nell'economia, lo stato assistenziale e così via. Qual è la soluzione anarco-libertaria di Rothbard? Privatizzare questi servizi, anche e soprattutto quelli essenziali, come le forze di polizia e i tribunali.
i quali necessitano di un regime concorrenziale. Concludiamo questo video con un paio di immagini di un Rothbard sorridente, a dimostrazione che la teoria anarco-libertaria non è una teoria aggressiva, ma assolutamente pacifica, se non altro perché è basata sul principio di non aggressione.